Marasco, allora, nel braccio di ferro tra Landella e i suoi della maggioranza, lei sicuramente è super partes e quindi ci faccia capire un po'. Il cappio che Landella sente al collo messo dai suoi, per cui si penalizzerebbe anche la città su queste cose della Tari, intanto esiste? Ma secondo me no, anche perché la definizione delle tariffe Tari e quindi del piano economico finanziario di Amio parte da un assunto consolidato che è il contratto provvisorio di servizi che risale al 2013 e quindi bisognerebbe chiedere a Landella perché, dopo tutto quello che ha detto in consiglio quando era minoranza, perché non si riesce a sottoscrivere un contratto di servizi definitivo. E quindi rispetto a questa questione, quelle che poi sono gli accadimenti dell'assise consiliare, perché voglio ricordare che stiamo parlando di una maggioranza di Landella consiliare, non una maggioranza di centrodestra, perché il quadro politico restituito all'aula consiliare dopo il ballottaggio del 2014 via via ha perso dei pezzi. E quindi rispetto a questa questione lui dovrebbe arrivare a più miti consigli e quindi sedersi intorno ad un tavolo per cercare le migliori condizioni possibili di vantaggio per la cittadinanza, che non sono quelle che in maniera populistica vengono sbandierate, perché vorrei ricordare che il piano economico finanziario approvato e proposto all'approvazione del Consiglio Comunale già di per sé prevede un aumento della Tari di circa 450.000 euro. Il fatto quindi che si fosse riuscito a recuperare addirittura 1,5 milioni di euro, per cui non votare il documento sarebbe stato dannoso per le tasche dei cittadini, non sussiste? Non sussiste nella misura in cui quel piano economico finanziario, che a nostro parere può essere modificato con riferimento soprattutto agli utili che derivano dall'impianto di biostabilizzazione, dove vengono conferiti i lavorati rifiuti di altri, è stato detto in aula, in alcuni momenti di 63 comuni. E quindi non è che può rimanere inalterato il contratto di servizio, quello che sostanzialmente paga il comune di Foggia ad Amio. Cioè voi dite, noi vogliamo di più da Amio e questo consente un maggiore risparmio ai cittadini? Certo. Ora... E quindi rispetto a questo le tariffe che sono già al massimo, perché con l'adesione al salvaenti le tariffe sono già al massimo. Invece bisognerebbe adoperarsi per cercare di ridurle. Come possiamo fare per ridurle? Andando ad analizzare non solo quelli che sono i costi relativi all'impianto di biostabilizzazione, ma anche quelli che sono gli utili che derivano dall'impianto di biostabilizzazione, dove ricordo che la conduzione è affidata a dipendenti AMIU della sede aziendale di Foggia, i cui costi sono già compensati con il contratto di servizio provvisorio. Ora però in questo gioco dell'oca non si va né avanti né indietro, perché questa sera siete comunque alle posizioni di partenza. Come se ne esce? È stata convocata una conferenza dei capigruppo, maggioranza e minoranza, alla presenza del management di Amio, e vediamo, confrontandoci con i numeri, se esistono gli spazi per una riduzione della Tari finale da applicare ai cittadini. Dopodiché, in ogni caso, bisognerà ritornare in consiglio e la struttura tecnica, la tecnostruttura, applicare la volontà del consiglio. Certo, perché è il consiglio che approva. Perché altrimenti, se fosse un atto monocratico, non ci sarebbe la necessità dell'approvazione da parte del Consiglio. Ora, non esiste un atto immodificabile che viene portato all'attenzione del Consiglio, perché altrimenti non ci sarebbe la necessità di portarlo all'approvazione. Quindi tutto questo politicamente è un pretesto.
Ma è un pretesto nella misura in cui, e questo bisognerebbe chiederlo a Landella, è chiaro che esistono delle fibrillazioni interne in quella che era la ex maggioranza, ma queste fibrillazioni noi respingiamo in maniera categorica alcune affermazioni rispetto alle quali è stato affermato che il voto contrario va contro gli interessi dei cittadini e che noi sostanzialmente vogliamo aumentare le tasse. Non sta in questi termini la questione.